E la sfida è partita! L'ultima sfida della serata ha avuto in questo momento il via! Ed allora eccoci amici, siamo stati catapultati su Whirlwind con una sola missione: commentare le gesta eroiche di questi due grandissimi campioni, iniziando con il giocatore che spawna nell'angolo in alto a sinistra, l'ultima speranza non coreana, ancora una volta è tutta riposta in lui le speranze di far vedere che StarCraft sta crescendo nel mondo. E allora dal team Alliance, uno dei protoss più amati e odiati da tutta la community mondiale di StarCraft, è NaniWa! Mentre nell'altro angolo uno dei giocatori invece più forti, ha vinto tantissimo su StarCraft 2 sin dall'inizio, sin da Wings of Liberty, e adesso è nuovamente qui a giocarsela contro un altro dei più forti dal team FU, abbiamo Linux! Apriamo la tabella di produzione e cerchiamo di scoprire quello che succederà. NaniWa sembra voler partire con un gate exp, perché in questo momento è andata a posizionare il suo pilone dietro la rampa. Vediamo quello che accadrà in questo momento. La partita è certamente molto molto tesa in queste battute, perché chi vince va avanti, chi perde va fuori. Siamo quindi già alle fasi importanti. Attenzione da parte di NaniWa. Arriva immediatamente il gate, arriva immediatamente Nexus da parte di NaniWa, subito Nexus da parte di NaniWa, che vedremo quello che andrà a posizionare dopo, ma in questo momento abbiamo un 16 Nexus immediatamente dopo il pilone. Arriva immediatamente la forgia, arriva anche la forgia però per NaniWa, ma attenzione perché dall'altra parte Linok invece parte estremamente aggressivo, Linok, guardiamo che Linok ha già... probabilmente metterà subito in produzione dei Ling. Attenzione alla partenza di Linok, estremamente aggressiva, parte immediatamente con dei Ling, nonostante si sia su Whirlwind, parte con Ling e Speedling, per Linok. Attenzione NaniWa, andrà a scoutare tutto probabilmente, oh mio Dio, può succedere di tutto immediatamente in questo inizio di partita. Vediamo che subito si va a spostare, scouta tutto, attenzione, va a morire quella probe di NaniWa, ha visto tutto. Vediamo come andrà a difendersi immediatamente NaniWa, che sta per terminare il suo photon cannon, ma dall'altra parte i Ling stanno arrivando e tra pochissimo ci sarà anche la sfida. Attenzione, c'è anche un bel innest da parte di Linok, che decide di volerla chiudere subito, vuole cercare di chiuderla subito Linok. In questo momento Linok dove sta andando? Perché Linok ha scautato il posizionamento del suo avversario, forse vuole andare a controllare la Xenaga, vuole andare a prendere la Xenaga Linok, ma dall'altra parte NaniWa ha bisogno di far veloce, NaniWa ha bisogno di chiudersi velocemente. Adesso manda un'altra probe NaniWa, vuole andare a controllare quello che sta succedendo, potrebbe riuscire a vedere il bel innest. Se dovesse riuscire a vedere il bel innest, potrebbe essere un'ottima notizia questa per NaniWa. Vediamo che intenzione ha il giocatore del team Alliance, perché in questo momento non riesce ancora a scoutare il bel innest. Se non riesce a vedere il bel innest, potrebbe essere assolutamente in una situazione difficile. Stanno arrivando altri 10 ring e si va a wallare in questo momento con un gateway e un altro cybernetic core. Sta arrivando anche lo Zilot, ma ha bisogno di wallarsi, ha bisogno di altra roba NaniWa per potersi chiudere, non ha visto il bel innest, ma deve aspettarselo in qualche modo. Va a posizionare un altro gate, attenzione perché questo Zilot morirà, non basta questo Zilot per NaniWa. Attenzione, adesso va a posizionare un altro gate, adesso vede i Banlink che stanno arrivando. Attenzione, i Banlink passano i Banlink in questo momento, NaniWa è nella situazione drammatica, è costretta a mandare tutte le probe, deve riuscire a micrare in qualche modo NaniWa, prova a micrare sulle probe, in questo momento è ancora avanti di probe da due basi, ma adesso stanno entrando i Ling, potrebbe anche fare dei Banlink, vediamo NaniWa, in questo momento non può creare niente, NaniWa sembra essere in difficoltà, attenzione, la chat sta tifando per NaniWa, ma la situazione sembra essere difficilissima, perché c'è anche un Banlink in produzione. Potrebbe perdere questa base NaniWa, ma
potrebbe fare il photon overcharge, arriva il photon overcharge, non arriva il photon overcharge perché ha bisogno di 100 di energia, non riuscirà a salvare il Nexus Naniwa, non riuscirà a salvare il Nexus Naniwa, brutta sorpresa questa per Naniwa, attenzione, brutta situazione perché sta arrivando anche un Baneling, sta arrivando anche un Baneling, attenzione, il Baneling potrebbe andare ad attaccare molte pompe, potrebbe andare ad attaccare molte pompe, a quel punto poi arriverebbero Ling, attenzione, attenzione, vediamo quello che succederà, muore il Baneling in questo momento, muore il Baneling solamente su una pompe, sono 22 laboratori a 14, 22 laboratori a 14, muoiono altre pompe per il povero Naniwa, grandissimo Linok, inizio incredibile da parte di Naniwa, da parte di Linok, con una build molto molto rischiosa in una mappa come Greenfield, ma sembra poter pagare questa build, continua ad attaccare, incredibile, va a attaccare questo pilone Naniwa, attenzione, va giù il pilone, si spenge la forgia, continua ad attaccare questo photon overcharge, questo mothership core, ma Naniwa è in una situazione drammatica in questa edizione partita, Naniwa è in una situazione drammatica, ecco che viene attaccato anche quello Zilot, la micro anche lì di Linok, la micro di Linok, altre probe potrebbero cadere in questo momento, altre probe cadono, ne è solamente 13 Naniwa che viene preso completamente alla sprovvista da questa mossa di Linok, che in questo momento va a perdere due ling, adesso verranno attaccati questi ultimi due ling, ma è Linok in una situazione di grandissimo vantaggio per Linok, che in questo momento ha 12 probe contro 34 droni da parte di Linok, che in questo momento sta creando anche il Lair. Naniwa in una situazione perfetta in questo momento della partita, attenzione, in questo momento può succedere di tutto in questa partita, ma ancora, se c'è ancora un minimo di speranza per Naniwa, deve riuscire ad attaccare e ripareggiare subito la situazione, perché in questo momento il numero delle probe, infatti arriva il G da parte di Naniwa, non appena scautata quella che era la situazione, non c'era niente da fare, grandissimo inizio da parte di Linok, che si porta immediatamente sull'1-2.